Anche sul piano personale, che cosa avrebbe evitato dell'anno appena trascorso e che cosa si ripropone per il prossimo anno? Ma io non avrei evitato nulla, avrei fatto tutto quello che ho fatto e forse mi pento di non aver dato di più alla città, di aver dato di più ai cittadini pisani, perché i cittadini meritano di essere garantiti nei diritti e forse non sempre siamo riusciti come squadra a garantire tutti i diritti, ma voglio assicurare quei cittadini che dovessero lamentare questo che sono stati esercitati i poteri, i doveri delle istituzioni, forse ancora non si ha cognizione, perché quando si fa un'informativa di reato non appare subito la risposta dello Stato, ma sicuramente apparirà appena verranno fuori i nomi dei responsabili. Sul piano personale, se mi consente, comunque tempo di bilancio, anche sul piano personale appunto, che cosa avrebbe evitato nel 2013 e che cosa si ripromette invece per il 2014? Sul piano personale è difficile fare un bilancio. A livello di emozioni, di sensazioni. Mi sarei evitato sicuramente tutti questi problemi derivanti dalle sezioni distaccate e dalle necessità di mediare tutta una serie di esigenze. Spero che con il 2014 possa fare soltanto la mia attività giurisdizionale, a cui tengo maggiormente, e non essere occupato anche in queste attività di geometra, di architetto, di organizzatore, di addetto alla logistica che sono stato costretto a fare in questo periodo. Tanti auguri quindi. Grazie, grazie altrettanto a tutti. Anche sul piano personale, perché no? Che cosa avrebbe evitato di provare nel 2013, provare a livello emotivo ovviamente, e che cosa si propone invece per il 2014? A livello emotivo avrei voluto evitare questa situazione, come dire, di incertezza, di difficoltà, di fronteggiare anche un modo semplicistico, un modo semplificato e un po' demagogico che ha coinvolto la discussione appunto sulle province. Insomma, si è ragionato molto con la pancia e poco con la testa per andare appunto a captare un consenso popolare forse troppo facile, perché sappiamo quello che lasciamo ma non ancora abbiamo costruito un futuro. Quindi vorrei, come dire, poter cancellare quell'ansia, quell'apprensione, quell'incertezza che purtroppo non ci ha consentito di lavorare bene, soprattutto in momenti in cui invece c'è bisogno di un intervento deciso e forte delle istituzioni. E poi anche vicende che abbiamo subito anche in questi ultimi mesi, legate nuovamente a situazioni di calamità, di difficoltà per il maltempo, che hanno aggravato una situazione già difficile di per sé. Ecco, vorrei cancellare queste cose e vorrei che il 2014 ci desse un po' di fiato, un po' di speranza, un po' di ottimismo per consentirci di chiudere al meglio questa esperienza amministrativa che per noi, per la provincia di Pisa, si concluderà a giugno 2014. Anche sul piano personale, che cosa avrebbe evitato nell'anno appena trascorso e che cosa si propone di fare invece per quello che verrà? Diciamo che personalmente non eviterei niente di ciò che ho fatto. Se potessi con una bacchetta magica eliminare qualche cosa, mi piacerebbe eliminare quel senso di disagio che si avverte in maniera crescente in città. È un senso di disagio a volte motivato, a volte strumentale, però sicuramente è un senso di disagio che non ci fa vivere appieno quelle che sono i nostri doveri in maniera serena. Un senso di disagio che spesso sfocia anche in espressioni non concilianti e soprattutto non consone a quello che è l'aspetto costruttivo di un percorso. Rischiano di essere a volte fuori maniera, rischiano di essere semplicemente invasive, però è espressione di un qualche cosa che esiste e che si avverte. Se potessi
riuscire con un gesto simbolico a portare maggiore serenità, cercherei di farlo, così come provo a farlo nel lavoro quotidiano, nei miei doveri istituzionali. Però è qualche cosa che si avverte pesantemente e che mi piacerebbe che nel 2014 si potesse attenuare con risposte concrete che le istituzioni devono dare, ma che di fatto si possono basare solo sul dialogo e non su atteggiamenti violenti o forzosi. Le faccio una domanda natalizia, tipica di fine anno, anche sul piano personale: che cosa avrebbe evitato dell'anno trascorso e che cosa vorrebbe invece riproporsi per quello prossimo? Beh, dell'anno trascorso avrei evitato di vedere qualche conflittualità di troppo, perché non è detto che in una situazione di crisi ci si debba far prendere la mano, no, dalla conflittualità, dagli egoismi, dai corporativismi. Vorrei nell'anno nuovo lavorare per non perdere l'ambizione, come dicevo, aprendo dei cantieri nuovi. Il primo cantiere è il cantiere del lavoro, è il cantiere della vicinanza alle imprese che soffrono anche da noi in questo momento. L'altro cantiere importante è la qualificazione delle nostre grandi agenzie pubbliche, dei nostri grandi servizi. Non bisogna dormire sugli allori, e quindi io cercherò di fare il regista come sindaco di azioni innovative nei due versanti, ecco. Uno è un po' più tradizionale e l'altro è più nuovo, però sono tutti e due importanti. Abbiamo domandato un po' a tutti, anche a livello personale, sul piano personale, che cosa avrebbe evitato dell'anno appena trascorso e che cosa si promette di fare per l'anno successivo. Ma è una domanda un po' difficile. A livello personale credo che chi lavora con impegno e grande generosità faccia tanti sbagli, e quindi tante sono le cose che poi a posteriori vorrebbe cambiare o modificare. Però vorrei usare questo spazio per ricordare un episodio che non è personale ma che mi tocca molto da vicino, ed è la tragedia che ha colpito la Sardegna, una terra che è molto vicina all'Ippica, che è una terra di grande tradizione ippiche, molto vicina a Barbariscina. Noi siamo molto vicini all'associazione Grazia dell'Edda, per cui se potessi scegliere un episodio da eliminare dal 2013 eliminerei quello. Sul piano, anche sul piano personale, privato, personale, umano direi, che cosa avrebbe evitato di fare o di pensare nel 2013 e quali sono i suoi proponimenti per il 2014? Ma senta, io rifarei tutto quello che ho fatto. Naturalmente con l'anno nuovo ci sarà anche un mercato, cercheremo nel limite delle mie possibilità di fare qualcosa per andare almeno a giocarci fino all'ultimo questa Serie B, per cui io sono qui che incrocio le dita. Tanti auguri. Grazie, auguri anche a lei e alla sua famiglia, e dato che mi dà l'opportunità di questa tribuna di farle anche a tutti i tifosi del Pisa, sia di Pisa che della provincia, sono molti. Grazie. Siamo a Natale, tutti più buoni e più onesti. Il turismo internazionale, a cominciare da quello che arriva dall'est dell'Europa, è un'opportunità o un rischio eventuale di spersonalizzazione? Beh, intanto le località turistiche tutte, nessuna esclusa, vivono questo. Io voglio fare un esempio calcistico. In questi ultimi mesi una squadra che poi nota italiana ha una presidenza che è cambiata, è entrato un capitale importante che viene dall'estremo, quasi diciamo oriente, e ci sono tante realtà che entrano. Allora, in questo il senso della riflessione è: un tempo a Forte dei Marmi c'erano solo i milanesi, c'erano solo i fiorentini, però in quel tempo venire da Milano a Forte dei Marmi facendo la Cisa, quando ancora non c'era l'autostrada, era un viaggio, era un'avventura.
Oggi con un aereo in poche ore da Mosca si arriva a Forte dei Marmi, da New York si arriva a Forte dei Marmi, si arriva in Italia, diciamo. E allora trovare dei turisti che vengono qua e che vengono da lontano, io credo che sia per noi intanto da apprezzare il fatto, e vuol dire che questa terra è una terra nella quale chi viene anche da lontano trova qualcosa di particolare. Forte dei Marmi offre, secondo me, ha delle offerte di qualità, oserei dire a 5 stelle, e sono quelle offerte che sono dall'enogastronomia, nostri stabilimenti balneari, gli alberghi, i negozi, ma la stessa comunità dà qualcosa di particolare. Allora, questa qualcosa di particolare è quella che viene apprezzata da molti, e quindi, in una parola, io non trovo in negativo questo. Certo che c'è il rischio sotto un certo profilo di avere una, come si può dire, spersonalizzazione. Quando è che riusciamo a vincerle questo? Riusciamo a vincerle nel momento in cui, e questo noi stiamo cercando di farlo, coinvolgiamo le nostre associazioni del territorio, facciamo delle iniziative, una di per tutte, Futuriamo, dove tutte le associazioni del territorio partecipano, danno il loro contributo di idee, di progetti. Allora in quel senso si recupera anche il senso della comunità. Tanti auguri. Anche a voi, grazie. Che cosa avrebbe evitato nel 2013 e che cosa si propone di fare invece nel 2014? Guardi, nel 2013 avrei voluto evitare alcune brutte rapine in abitazione, ma devo dire che alcuni di questi episodi sono stati risolti brillantemente dalla squadra mobile. E per quanto riguarda il 2014, spero che ci sia un ulteriore impulso in quella capacità di fare rete, di fare sistema tra forze di polizia, enti locali, associazioni. Insomma, facendo rete si vince. Qualche soldo in più per la polizia? Beh, quello assolutamente sì, e sarebbe ben accetto. Ormai l'anno è quasi trascorso, che cosa avrebbe evitato anche sul piano personale, perché no, sul piano umano nel 2013, e che cosa si propone invece di fare o di provare a livello emotivo magari nel 2014? Guardi, nel 2013, senza timore di smentita, penso che col mio ufficio abbiamo raggiunto diversi e molto soddisfacenti obiettivi, quindi non ho nulla da rimproverare al nostro operato, perché abbiamo dato veramente l'anima per tutelare la sicurezza dei cittadini. Spero che il 2014 ci porti altrettanto ottimi risultati per soddisfare sempre più quelli che sono i nostri datori di lavoro, e cioè i cittadini. Stiamo vivendo giorni di Natale, che cosa, quindi tempo di bilanci, che cosa avrebbe voluto evitare per quest'anno e che cosa vorrebbe fare per il prossimo anno? Allora, per quest'anno certamente avrei voluto evitare che ci fosse anche il singolo furto che avviene nell'abitazione della vecchina che si vede sottratta la sua pensione, perché è veramente qualcosa di odioso. Quello che invece vorremmo realizzare soprattutto è cercare di ottenere dei risultati che consentano ai cittadini di questa meravigliosa provincia di vivere e di continuare a vivere con la percezione di sicurezza che attualmente hanno. Avete sentito appunto dalle voci delle autorità civili e militari delle province di Pisa e di Lucca cosa ci aspetteremo dal prossimo anno, cosa faranno loro per noi il prossimo anno per migliorare sotto ogni aspetto la vivibilità delle nostre città, delle nostre province, in particolar modo di Pisa e di Lucca. Avete visto che ci trovavamo in una bellissima location, un bellissimo ristorante di Forte dei Marmi. Io inviterei la regia a mandare l'intervista, che sarà realizzata anche con i titolari del ristorante, la dottoressa Chiara Viani e il padre Lorenzo Viani. 2013 appena concluso, mancano ormai pochi giorni, ormai l'anno è in scadenza, un anno complicato, complesso, però probabilmente anche fonte di soddisfazioni, soprattutto per chi come voi rappresenta il sapore, la sensazione, l'odore di una terra.
Sì. Che anno è stato? Allora, noi non ci lamentiamo, siamo molto contenti perché, diciamoci la verità, abbiamo lavorato e lavorato bene. I nostri clienti di sempre sono tornati e ci hanno dato delle grosse soddisfazioni, perché comunque per loro venire qua da noi è come essere di casa. E come puoi ben vedere, anche lo stesso Mariano, il dottor Bizzarri, anche quest'anno per noi è stato un onore riaverli di qua a cena con tutte le autorità, sia di Pisa che di Lucca, e quindi per noi comunque è stato un onore riospitarli anche per quest'anno qua da noi. Anche sul piano personale, umano, di crescita personale, che cosa vorresti evitare potendo rivivere il 2013? Che cosa ti proponi invece di fare per il 2014? Evitare tanta maleducazione, che però quella è impossibile, diciamo, perché non dipende da noi. E ci riproponiamo tanto impegno, assolutamente sì, che quello è fondamentale per andare avanti, sempre un impegno forte, e ci riproponiamo di nuove cose, scoprire ancora di più, di conoscere ancora di più quello che è comunque il nostro lavoro, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda il vino, i gusti delle persone in generale. Se tu potessi definire la filosofia di un posto conosciutissimo, direi famoso, direi pop, come il ristorante Don Lorenzo, quale sarebbe la parola che ti verrebbe in mente? Allora, Lorenzo dice che il pesce ha 24 virtù e ogni ora che passa ne perde una. Questa è la filosofia di Lorenzo, la freschezza della materia prima. Tanti auguri. Grazie a voi, gentilissimo. Uno arriva a Forte dei Marmi e vede Lorenzo. Entra pensando di conoscere già il sapore dei prodotti, delle materie prime. Invece scopre sapori nuovi. Ma io direi che non sono nuovi, direi che sono antichi. Ossia, saper riproporre nel terzo millennio i profumi e i sapori di una volta è la mia filosofia di vita, tutto qua. Questo è il successo del locale. Sì, c'è un vecchio detto, almeno mio, che l'ho fatto mio, è il fatto stesso che il pesce, per esempio, parlando di pesce, ha 24 virtù, ogni ora che passa ne perde una. Questo è sintomatico dei profumi, dei sapori, di tutto quanto, fermo restando che la qualità del pesce non deve farci estrapolare da queste nuove manie, da questi nuovi sensi di cucina, eccetera. Dove sta il bilanciamento perfetto tra innovazione e tradizione? Ma direi trovare il giusto equilibrio, e non far sì che la materia prima vada oltre ai propri sapori, ai propri gusti, a quello che effettivamente è. Da Lorenzo è una sua creatura, come è nata, come nasce? Nasce perché la passione che avevo, che mi era stata tramandata dai miei zii, dai miei parenti, in quanto avevano alberghi, ristoranti e tutto quanto sparsi per l'Italia, mi aveva portato a seguire il fascino, a girare per le cucine di questi grandissimi alberghi. Potrei citare la Gran Baita a Cervinia, potrei citare al Sestriere il Principe di Piemonte. Nel mio girovagare per l'Italia, sempre a contatto con mia zia Tita Borghigiani, grandissimo personaggio nell'ambito dell'hotellerie, ho avuto questa passione che poi si è riversata nel tempo, aprendo prima qui a Forte dei Marmi, avevo già altri locali sparsi sempre per la Versile, che hanno avuto sempre estremamente un grandissimo successo. Le soddisfazioni, i momenti di soddisfazione più indimenticabili, più importanti, che ricorderà per tutta la vita, quali sono? Ma direi che ce ne sono, se Dio vuole, ce ne sono state tante, ultima delle quali, per racchiuderle tutte, il fatto stesso di aver ricevuto a giugno, tramite una raccomandata, di essere entrato nei primi 100 ristoranti del mondo.
E questa è, obiettivamente devo dire, è stata una grande soddisfazione. 2013 ormai è in scadenza, sta per terminare. Sul piano di crescita umana, sul piano personale, che cosa avrebbe evitato e che cosa si ripromette invece per il 2014? Ma la cosa essenziale che mi riprometto è di uscire da questa crisi pazzesca che ci accomuna tutti e ci fa vivere nell'ansia. Io devo dire che, fra l'altro, io sono molto contento, nonostante questa crisi, di poter lavorare ancora discretamente, eccetera. Però vivere nell'ansia, vivere nell'angoscia di non sapere un domani o meno, veramente mi rattrista molto. Per il 2014, dunque? Prevedo, ma la speranza è l'ultima a morire, prevedo che qualcosa cambi, in meglio ovviamente. Tanti auguri. Grazie, gentilissimo. Telespettatori di Professione Sicurezza, siamo alla fine di questa ultima puntata dell'anno 2013, non ci resta che farvi gli auguri per questo nuovo anno, per questo 2014, affinché sia l'anno della svolta, affinché sia l'anno di una maggiore sicurezza anche percepita da voi telespettatori e che sia un anno più sereno, più naturalmente ricco di soddisfazioni, di lavoro che purtroppo sta mancando, che ci sia una rinascita anche di uno spirito civico, di un avvicinamento alla politica, di una più fiducia verso le istituzioni, affinché tutti insieme facciamo sistema e possiamo migliorare un paese come quello dell'Italia, che veramente ha bisogno di un lavoro importante di tutti noi cittadini. Non mi resta che appunto farvi nuovamente tanti cari auguri, di buone feste, di buon anno e anche voi ragazzi, prego, fate gli auguri ai nostri telespettatori dando l'appuntamento naturalmente al prossimo anno, naturalmente con Professione Sicurezza. Prego Alessandro. Grazie Mariano, certo anche noi ci uniamo ai tuoi auguri, auguriamo una buonissima chiusura del fine dell'anno 2013 e ancora un inizio migliore per l'anno 21 perché ce n'è veramente bisogno. Auguri a tutti di buone feste. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito in quest'anno, vi auguro di tutto cuore un buon 2014 e buone feste ancora. Quindi non mi resta che salutarvi, rinnovando gli auguri, un caro abbraccio e un ringraziamento perché ci seguite veramente in tanti durante tutte le nostre dirette ma anche durante le nostre repliche, quindi arrivederci e grazie di cuore per tutto. Hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà? Temi che qualcuno in tua assenza possa appropriarsi dei tuoi beni? Tieni lontano i ladri dalla tua proprietà. Chiama il Corpo Guardie di Città e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, chiama il Corpo Guardie di Città. La tua sicurezza è la loro professione. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. EMA Antincendi dal 1965 offre servizi antinfortunistici e antincendio per le aziende e corsi di formazione per la qualifica di aziende operanti all'interno di spazi confinati. EMA Antincendi, sicurezza a 360 gradi.